Ciao e benvenuti in questo nuovo video dove ti vado a parlare di istinto e memoria di razza, il caso del Labrador Retriever. Quindi iniziamo con la definizione di memoria di razza. La memoria di razza è l'insieme delle doti caratteriali, degli istinti e delle attitudini che caratterizzano i soggetti di una razza. Nel cane di razza è l'espressione della selezione dell'uomo, della ricerca di una combinazione eccellente che renda il cane adatto allo svolgimento di un particolare lavoro o adatto ad una particolare funzione. Da qui comprendiamo molto bene che la memoria di razza deve avere necessariamente qualcosa a che vedere con i meccanismi con cui si formano anche i comportamenti istintivi. L'istinto, infatti, non è altro che una memoria di specie. Uno dei più famosi comportamenti presi a modello per studiare l'istinto è il comportamento del falco cuculo. Il falco cuculo è un modello, un esempio di forte presa sia emotiva che razionale. Proprio perché è talmente spietato questo tipo di comportamento da apparire al di là del bene e del male. In breve, il cuculo depone le uova nei nidi di altri uccelli, molto più piccoli di lui, solitamente passeriformi. Ogni cuculo si specializza con una particolare specie che diverrà la sua vittima prescelta, di cui quindi imita l'uovo per colore e dimensioni. Il cuculo riesce a deporre un uovo di dimensione, forma e colore simile a quello della sua vittima. Le uova vengono covate insieme alle uova del passeriforme, quindi sarebbero i figli legittimi. Quando i piccoli di cuculo schiudono l'uovo ed escono, fanno cadere dal nido le altre uova. Parte integrante di questa tecnica prevede infatti che i pulli del cuculo nascano prima, essendo la loro schiusa di un numero di giorni inferiore. In questo modo rimangono gli unici nel nido e saranno nutriti dai passeriformi. I passeriformi proseguono quindi a nutrire i piccoli cuculi fino alla completa crescita. Il cuculo ha un estremo vantaggio da tutto questo, quindi non costruisce il nido, non nutre i suoi figli, quindi è proprio un parassita da questo punto di vista. A me viene però da chiedermi, il passeriforme si sarà accorto di quello che è successo? Allora, l'etologia classica non si fa nemmeno questa domanda, presupponendo che il passeriforme sia stupido e che il cuculo sia furbo e spietato. Tutta l'attenzione è sul cuculo, infatti si parla di comportamento istintivo del cuculo, come se il passeriforme non contasse nulla e non avesse nessun potere su questo tipo di comportamento. A mio avviso ci potrebbe essere un'altra possibile visione. Il passeriforme prende atto di aver perso i figli e, consapevole di nutrire i cuculi, lo fa per ottenere successivamente un vantaggio. Il vantaggio potrebbe essere protezione successiva da parte del falco, che si ricorderà di essere stato allevato dai passeriformi. Tuttavia, questa è un'ipotesi da verificare, che si può anche, dopo verifica, risultare sbagliata. Se fosse vera questa ipotesi, si assisterebbe ad un sistema di comportamenti che vede cioè coinvolte più specie, e non solo la specie cuculo, se fosse vera questa. Tuttavia, anche se si confermasse la stupidità del passero, si tratterebbe comunque di un sistema di idee e di comportamenti che devono incastrarsi alla perfezione tra le due specie. Altrimenti, nel momento in cui il passero si accorgesse e prendesse coscienza di essere stato fregato, la specie cuculo si estinguerebbe in un attimo, non essendo in grado di nidificare e di allevare i propri figli. Di contro, il passero, se non avesse vantaggi da questo suo operare, si comporterebbe in modo completamente opposto alle regole della selezione naturale, perché il passero impiega tantissime energie
per allevare una specie che è alla fine un suo competitore. Se questo tipo di comportamento potrebbe essere considerato una stranezza se osservato in un singolo individuo, di conto non può esserlo come comportamento standardizzato che si ripete ed è quindi un comportamento fissato per questo tipo di specie. Arriviamo quindi a dimostrare che la memoria di razza o la memoria di specie siano dei sistemi di idee o di comportamenti che si devono incastrare in modo specifico a dei comportamenti di altre specie. Potremmo quindi parlare di sistemi interdipendenti di memorie plurindividuo e plurispecie. La cosa fantastica è che con il solo ragionamento siamo arrivati oltre tutti gli studi di genetica degli ultimi 30 anni. Per tanti anni si è applicato ad esempio icnoaugenico, ovvero realizzare individui senza determinati geni per vedere dove risiedeva la memoria di specie. Ecco, questi studi non hanno portato a nulla. Questo modo di operare del resto ricorda molti gli studi del neurofisiologo Carl Henry Pribaum, che cercava di comprendere in quale parte di cervello risiedesse la memoria. Pribaum ha studiato un modello murino, ovvero ha fatto degli studi fisiologici sui topi, cercando di eliminare alcuni neuroni in modo alternativo in diversi topi. Pribaum era alla ricerca della regione di cervello sede della memoria. Ecco, dopo tutti i suoi studi, Pribaum non ha che potuto riscontrare che la memoria non risiede nel cervello. Il cervello agisce invece come un'antenna ricevente. Allo stesso modo, allora, non può essere che la memoria di specie e di razza non risieda nel DNA, ma che il DNA stesso sia un ricevente di questi messaggi, che con meccanismi quali l'epigenetica o anche diversi tipi di ripiegamenti, quindi la struttura tridimensionale del DNA, possa esplicitarla. Un altro quindi fattore importante del DNA è infatti la struttura tridimensionale. Si sono studiate tanto le strutture tridimensionali delle proteine, mentre ancora poco si sa degli effetti di vari tipi di ripiegamenti del DNA. Quello che è stato il modo di indagare il DNA fatto negli ultimi 25 anni ha fatto sicuramente riscontrare i suoi limiti, tanto che nel 2003, quando mi sono laureato, dicevano di aver completato il sequenziamento del genoma umano, mentre l'anno scorso ho letto un articolo dove si diceva che era in completamento. Risulta infatti quantomeno strano che ci sia un 95% di materiale genetico inutile, la cosiddetta spazzatura, reputato inutile solamente perché non rappresenta il messaggio per la fabbricazione delle proteine. Sembra che la scienza si sia bloccata in un loop da cui non riesce a uscire, o forse non vuole uscirne. Se utilizziamo il concetto di sistema interdipendente di idee nella memoria di razza del cane, comprenderemo perfettamente che tutti i comportamenti che associamo alla memoria di razza per un cane si vanno specularmente ad agganciare a determinate esigenze e comportamenti dell'uomo. Ho bisogno di un cane che faccia la guardia alla mia proprietà, ecco i cani da guardia e da difesa del territorio, come il cane corso in Italia ad esempio. Ho bisogno di proteggere il mio gregge, ecco cani da pastore come l'abruzzese. Ho bisogno di radunare il gregge e difenderlo, ecco il border collie. Ho bisogno di recuperare pesci caduti dalle reti, ecco il labrador retriever. Ho bisogno di cani che mi recuperino il selvatico caduto in zone impervie e boschive, ecco la selezione inglese di tutti i retriever. Se leggiamo gli standard delle principali razze, riusciamo a interpretare le esigenze in questo modo. Allora, se ti ho convinto del fatto che la memoria di razza sia determinata da un sistema di credenze e comportamenti sia del cane che del proprietario, se ti ho convinto della mia teoria dei sistemi interdipendenti di memorie plurindividuo e plurispecie, come si evolverà la memoria di razza nei cani di oggi e del futuro?
Una volta che il proprietario non ha più le stesse esigenze, gli stessi schemi mentali e convinzioni di chi ha fondato e selezionato questa razza, cosa succederà alla memoria di razza? Qual è il destino della memoria di razza se l'uomo non alimenta più le motivazioni e i pilastri che l'hanno creata e sostenuta? È per questo che sostengo a testa alta che quello dell'allevatore è un mestiere di grande responsabilità per chi lo voglia fare secondo i concetti che ho appena spiegato. Inutile dire inoltre di cosa penso per quelle persone che si pavoneggiano con la frase «Non comprare, bisogna adottare», svilendo completamente il lavoro degli allevatori. Questo tipo di forma mentale di alcuni pseudo-animalisti dimostra, oltre alla completa incompetenza sull'origine delle razze canine, un mix ben shakerato con un atteggiamento e delle convinzioni di completa scarsità che non giovano né ai cani di razza né ai bastardini. Il pensiero di scarsità di cui parlo è infatti il seguente: i poveri cani da adottare competono nell'adozione con i cani di razza per i possibili proprietari, mentre questo non è assolutamente vero, perché chi acquista un cane di razza dovrebbe farlo con ragioni e un approccio completamente diverso da chi adotta un meticcio. Entrambe le tipologie di proprietario andrebbero poi comunque ben informate e formati, cosa che il più delle volte non viene fatto né nell'una né nell'altra, con conseguente instaurarsi di diverse problematiche. Molto spesso però è lo stesso proprietario che non desidera essere informato e poi si lamenta se successivamente ci sono dei problemi. Come ho già concluso in un precedente video, credo fermamente che la responsabilità del mantenimento della memoria di razza sia in parte degli allevatori, ma anche in parte dei neoproprietari, quindi. Alla luce di queste ulteriori considerazioni, spero di riuscire a far comprendere ancora meglio, ancora maggiormente, la responsabilità che dovrebbe assumersi ogni proprietario. Il sistema di idee di un cane adulto sono il frutto di un mix equilibrato di memoria di razza e di comportamenti acquisiti. Ma non è solo questo. L'epigenetica, infatti, dimostra e fa vedere come la memoria di razza si modifica di generazione in generazione, confermando le caratteristiche che si tende ad amplificare, smorzando e eliminando ciò che non risulta utile. Ciò che ho notato nel mio lavoro di allevatore o di educatore cinofilo con il Labrador Retriever è proprio questo. Cuccioli allevati da me con cura, fatte tutte le fasi di socializzazione in modo corretto, graduale e specifico, e proprietari che limitano il cane in giardino, che si trasforma in un pastore tedesco da guardia, pastore tedesco questi avevano in precedenza. Di contro invece ho riattivato la memoria di razza a cuccioli allevati in giardino da altri allevatori poco attenti a questi argomenti. In questo caso i proprietari disperati che si sono rivolti a me perché il cane letteralmente non camminava, il cucciolo disteso a terra non rispondeva ad alcun tipo di stimolo e dopo alcuni mesi di attività di retrieving il cucciolone presentava buone doti di riportatore, riacquisendo anche il will to please, ossia il desiderio di soddisfare il proprietario. Questo a dimostrazione del fatto che tutte le fasi di crescita del cane siano fondamentali e altrettanto fondamentali sia il contributo dei nuovi proprietari. Si vede quindi come il desiderio di soddisfare il proprietario da parte del Labrador sia strettamente legato e connesso alle attività che si svolgevano insieme, che si svolgono insieme. Si nota in modo specifico come il lavoro di retrieving nel Labrador consenta di riattivare tutte le caratteristiche di razza di cui il will to please è quello più desiderato dai proprietari. I proprietari dovrebbero allora comprendere come non si possa
disgiungere il will to please da riporto, essendo inserito in un preciso sistema di idee e di comportamenti interdipendenti tra loro. Il Labrador Retriever, come molte razze di moda, è stato allevato in modo selvaggio. Quando dico allevato in modo selvaggio, intendo che anche chi non si è mai letto lo standard di razza, oltre a non aver partecipato ad una qualsiasi manifestazione cinofila, dove non dico abbia presentato o gareggiato, ma sia andato almeno una volta a vedere dei bei cani. In questo modo l'idea di allevamento di Labrador si è ampliata a tantissimi concetti che nulla hanno a che vedere con questa razza. Abbiamo assistito dapprima alla separazione delle linee da bellezza con quelle da lavoro. Successivamente c'è stato chi ha cercato di separare le linee dei Chocolat dai colori nero e giallo. Successivamente ci sono visti cani ipoattivi e oggi cani iperattivi. Nelle linee da lavoro vediamo cani leggerissimi, delle volpi senza corrette angolazioni che sostengono allenamenti e addestramenti di livelli altissimi però. A seconda di quelli che erano i desideri dei neoproprietari, gli allevatori cercavano di soddisfare le varie esigenze. Un grave errore degli allevatori che non hanno saputo invece descrivere al meglio le caratteristiche del Labrador in modo che fossero i proprietari a modificare le proprie aspettative, piuttosto che il cane adattarsi completamente alle loro pretese, a volte completamente distanti da quella memoria di razza. Ma perché vorresti comprare e convivere con un Labrador? Questa semplice domanda eliminerebbe dalla piazza il 50% dei nuovi proprietari. Certo, non è un discorso che possa rendere a livello commerciale per chi ragiona in modo puramente quantitativo. Ma siamo allevatori o venditori di cioccolatini? Quello che è successo inoltre è che i moderni allevatori di Labrador hanno iniziato ad enfatizzare alcune caratteristiche, dimenticandosi o tralasciandone altre, in parte per dare una propria impronta, ma forse anche per soddisfare le richieste degli acquirenti. Questo tipo di nuovo approccio è stato consentito e forse anche favorito da uno standard a maglie larghe. Le competizioni sempre più specifiche hanno inoltre enfatizzato la ricerca sempre più spinta di ipertipi da bellezza o ipertipi da lavoro. Se la linea da lavoro ha continuato ad essere impiegata per la caccia o comunque per competizioni di retrieving, la linea da bellezza, essendo molto malleabile, è stata impiegata per i più disparati tipi di lavoro, dalla therapy alla ricerca su macerie, dall'obedience al mantrailing. Alcuni tipi di lavoro hanno potuto ben adottare le caratteristiche di razza, ma altre proprio no. Alcuni esempi: la richiesta di abbaio nella segnalazione della ricerca per protezione civile o l'esagerata motilità dell'agility, che contrastano la prima con la dovuta silenziosità della razza e la seconda con la steadiness, capacità di stare fermi in condizioni di forte stress e stimoli. Penso che l'apice dell'idiozia l'ho sentita con proprietari che partecipano a gare di ipo o di attacco alla manica con dei Labrador, favorendo quindi l'aggressività di questa razza che è stata allevata con caratteristiche quali bocca morbida, un predatorio indirizzato solo a riporto della selvaggina. Allora, dopo questa disamina, voglio fare una domanda davvero provocatoria. Dopo tante divisioni, non è venuto il momento di tornare ad un unico standard del Labrador? Non è venuto il momento di indirizzare ad altre razze o a meticci chi non è interessato a preservare lo standard del Labrador Retriever? Non è venuto il momento di ritrovare quella magnifica razza dual purpose, quei tipi di cani che descrive Mary Rosalind Williams? Un cane bello e al tempo stesso capace
di interpretare al meglio il carattere e la destrabilità di cui ci vantiamo senza più averne esatta memoria. Con questa ultima riflessione e domanda ti saluto, ti voglio leggere nei commenti e grazie, a presto.